tema della giornata, lo sapete, non è solo lo scambio del dono, ma l'altro, l'altra persona, per noi è un dono, non è solo fare un regalo. Il dono più grande è quello di fare della nostra vita un dono per gli altri, come un papà e una mamma, i vostri papà e le vostre mamme sono dei doni per ciascuno di voi, perché dedicano il tempo, perché si svegliano di notte quando state male, perché vi accompagnano a scuola. Come i nostri papà e le nostre mamme, così anche noi, diventando grandi, dobbiamo fare questa cosa qua. Vi racconto io come la vita scolastica, un po' più difficile che qui. Immaginate che i bambini vanno a scuola a piedi, e non tutti abitano vicino a casa. Alcuni fanno chilometri a piedi per arrivare a scuola e arrivano sempre in anticipo, sempre, perché chi arriva in ritardo non può più entrare in classe. Le classi sono numerose, ci sono tanti bambini in ogni classe, minimo sono 50, minimo, poi ci sono anche quelli con 80, 90, 100 anche, e non vanno in sala, vanno sotto la pianta, perché la classe non riesce a contenere tutti. Allora studiano, fanno scuola sotto la pianta. Sul tronco della pianta è inchiodato un pezzo di lavagna e la maestra insegna sotto la pianta. Banchi e sedie non si sa neanche come sono fatti. Ci si siede per terra e si appoggia il quaderno sulla coscia e si impara a scrivere. Questo è normale. Quando un bambino non riesce bene a scuola, non è come qui che l'insegnante si preoccupa di aiutare di più. Quell'insegnante ha tanti bambini, non riesce. E quindi vengono un po' trascurati quelli che fanno un po' più fatica. E allora noi della Sacra Famiglia, che siamo andati là in missione nel Mozambico per portare un regalo, il dono di Gesù, che l'abbiamo ricevuto anche noi, il dono di Gesù, non è che ci siamo comperati o inventati. Dio, che è il nostro papà, a un certo punto si è regalato Gesù. E noi questo Gesù lo facciamo conoscere anche a loro. Sono case molto semplici, di solito sono o di paglia o di prismi, ma il pavimento non ha le mattonelle qui, o c'è la terra battuta o c'è il cemento, solo cemento, e poi c'è un tetto di lamiera, di latta. Per risparmiare lo spazio facciamo i banchi a due a due, così ci stanno più bambini in scuola, in una sala. Ma come hai vissuto là, bene o male? Come ho vissuto là? Io ho vissuto benissimo, anche perché stavo con i bambini, e stare con i bambini è molto bello. Sapete che ora si alzano là i bambini? Al mattino. Non come voi. Alle 5 del mattino, fuori dal letto. 5 del mattino. E sapete cosa comincia la scuola là? Alle 7 del mattino. Bisogna essere in classe.
bambini muoiono perché non ci sono medicine o ospedali per curarli. Noi, che siamo più fortunati, potremo aiutarli. Noi bambini di Terza abbiamo pensato tutti insieme 10 ingredienti per vivere in pace e in armonia in tutto il mondo. E ogni casa li ha scritti come più pensava che erano importanti. Un grande aiuto doneranno e tutti avvicineranno. Mano uguali tutti abbiamo e falluno e adoriamo. Differenza superiamo, tutti uguali noi siamo. Religione, lingua, colore, tutti si superano con l'amore. Affetto e solidarietà sceglieranno e difficoltà non avranno. Lasciare tutto da aiutare è una scelta difficile da fare. Padre Santo, ti ammiriamo e insieme un applauso. La solidarietà non è solo donare, ma è anche amare ed è una gran capacità. Un amore sonoro che fa tu come un tamburo d'oro. Com'è bello questo dono, com'è bello questo impegno, com'è bello questo segno, la solidarietà io sono. Per questo regalo il mio cuore, che ha un peso leggero, si è vestito di un rosso acceso di tulipano e un petalo.